di cominciare con la nuova unità, devo correggere il compito di Cecilia, quello della mail che non avevo corretto. Allora, Cecilia, ascoltiamo la tua email. Amica, ho una bella notizia. La prossima settimana parto per Roma. Andrò 4 giorni. Mi ospiterò nell'albergo Roccoforte, in via del Babuino, dove hanno un sacco di negozi. Però, No, eh? dove? Perché se tu dici hanno, significa che loro hanno. Dove ci sono un sacco di negozi. Dove ci sono un sacco di negozi. Però ho bisogno della tua aiuta. Aiuto è maschile, del tuo aiuto. Sempre è maschile? Sempre maschile, sì. Per sapere se è un buon posto per fare spese. Voglio comprare abbigliamenti per ragazze e donne. Okay, abbigliamento, come è una parola molto generale, la usiamo al singolare. Ah, abbigliamento. Abbigliamento. Abbigliamento per ragazze e donne. Scarpe, borse, eccetera. Che cosa pensi? Forse tu mi puoi raccomandare un outlet? Ok, lo stesso che avevo detto, non c'eri, glielo avevo detto a Patrizia. Il verbo raccomandare sì significa recommendare, ma molte volte può confondersi con il verbo raccomandarsi, che è incomendarsi. Allora, qual è il verbo che noi usiamo? Il verbo consigliare. Entonces sería, ¿me puoi consigliare? Un outlet e possiamo andare insieme. Così parliamo un po'. Molti amici mi hanno detto che in questo momento i prezzi non sono cari perché ci sono svendita. Ci sono Ci sono svendita? saldi. Ah, non si dice Sì, cari. l'abbiamo imparato la settimana scorsa. I saldi. È una cosa più di stile. Quando, i prezzi non sono cari, i prezzi sono alti. Ah, le cose sono care, ma i prezzi no. Sería. I prezzi non sono alti perché ci sono i saldi in questo mese. E così aspetto tua risposta La tua e ci vediamo risposta. la tua risposta e ci vediamo la prossima settimana. Perfetto. Super. Grazie. Bene. Molto grazie. Grazie. Super. In generale, sono molto contento con le vostre email, la tua Cecilia, ma anche quella di Italo, Rita e Patrizia. E anche quella di Marcello, perché si vede, io quando uno è professore si rende conto di molte cose e uno si rende conto quando l'avete fatto voi, sì, che non avete preso un esempio, che non avete usato il traduttore, ovviamente si usa il dizionario, tutto, però si vede quando è qualcosa che avete fatto voi con tempo, con voglia. E
e sono molto contento. Preferisco un testo con errori ma fatto da voi che un testo perfetto fatto da un traduttore. Allora, bravi, 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 tutti. Ah, che buono, grazie. Bene. Allora, che c'è stasera in TV? Passiamo all'unità 10. Bene. Questa unità è un pochino complicata, ma non troppo. Nel senso, vi ricordate che noi due unità fa, l'unità 8, abbiamo parlato di pronomi diretti, vero? Ecco, i pronomi diretti. Dove sono? Comunque era lunga questa unità. Ecco, i pronomi diretti che rispondevano alla domanda che cosa, chi. E abbiamo fatto molti esercizi. Allora, vi ripeto ancora un'altra volta, questa lista di pronomi diretti, se non la sapete a memoria adesso, siete ancora in tempo di studiarla di nuovo. Perché? Perché adesso in questa unità impareremo i pronomi indiretti. Ed è un'altra lista di pronomi che dobbiamo imparare. Allora, questo è il punto nel quale noi dobbiamo sapere completamente a memoria quali sono quelli diretti per imparare a memoria quelli indiretti. Perché poi arriverà il punto dove impareremo i pronomi combinati, che sono quelli indiretti con quelli diretti. Allora è un tema, dovete imparare a memoria questa lista, a memoria. Ok, sono andato un po' troppo avanti. Ecco. Bene. Allora, per cominciare, parliamo un po' in questa unità. Si parla di TV. Si parla della TV, che cosa possiamo vedere in TV, eccetera. Allora, vediamo che cosa abbiamo qua. Il primo tipo di programma che possiamo vedere in TV, qual è, Cecilia? Leggimi qua. Possiamo vedere film. Film? Sport. Ok. No, aspetta, facciamo uno a uno. Allora, film. Sì. Prima di tutto, qual è l'articolo per film? Il film. E al plurale? I film. Benissimo. Allora cambia l'articolo, non cambia la parola. Bene. Allora, vediamo un po'. Che tipi di film abbiamo? Questa è domanda per tutti, Italo, Rita. Che tipi di film abbiamo in generale? Terrore. Ok. Allora, Cecilia ha detto terrore. In italiano si chiamano film horror. Film horror. Rita, che cosa avevi detto tu? Romantici. Film romantici, perfetto. Quali altri abbiamo? Di guerra, Rita, anche. Che? Penso. Suspense, dicono gli italiani. Suspense. Allora, film di guerra. Film suspense. Bene. Quali altri tipi di comici? Abbiamo, allora, commedie o film comici. Dramma. O al plurale drammi. Bene. Italo? Musicale. Romanzo storico. Perfetto, film storici.
Cecilia ha detto musicali, si chiamano musical, come un po' all'inglese, no? Musical, però si pronuncia musical. Guardate che gli italiani non sono i migliori per pronunciare l'inglese. Bene, cos'altro possiamo avere? Scienza ficzione. Ecco, stavo aspettando quella. Quella ha un nome particolare in italiano. Fantascienza. Fantascienza. Quelli sono la scienza ficzione. Fantascienza. Poliziale. Ecco, noi, anche quello ha un nome speciale. Tu puoi dire polizieschi, film polizieschi, ma in realtà usiamo un termine che viene dai libri, è molto specifico in italiano, che sono i film gialli. Vedere o leggere un giallo significa leggere o vedere un libro o un film di polizia, di crimini. Mi encanta. Giuseppe, per i bambini, sì. È come il per bambini, cartoni animati. Cartoni animati. O film animato, sì, un film di cartoni. Gli italiani dicono anche un film di cartoni, può essere. Si capisce che è di cartoni animati. Perfetto. Abbiamo un bel po' di film. E Cecilia, quale tipo di film ti piace di più? Film storici. I film storici. Hai uno preferito? Mi piace molto la Cattedrale del Mar. Ma è film anche? Non lo sapevo. Sì, in Netflix. Su Netflix, poi parleremo di quello. Su Netflix. Lo che il viento se llevó, però in italiano si chiama Via col vento. El Via col vento. Scrivo qua. Via col vento. Bene. E a te, Italo, che tipo di film ti piace di più? Anche storici come Il Gladiatore. Perfetto, Il Gladiatore. E Il Gladiatore, l'altro è La Macchina Enigma. La Macchina, sì, Enigma. Perfetto, e Codice Enigma mi sa che si chiama, Enigma Film. Non so, no, mi sa che in Italia si chiama come in inglese. The Imitation Game. Bene, perfetto. E a te, Rita, che tipo di film ti piace di più? Mi piace moltissimo. Film. Allora, mi piacciono moltissimi film. E mi piacciono moltissimo film gialli. Ok, aspetta. Mi piacciono. Ok. Tu puoi dire, se tu parli di una quantità di film, tu dici moltissimi film gialli. Ma se tu stai parlando invece di che è la quantità di quanto ti piace, tu dici mi piacciono moltissimo i film gialli. Allora, tu quando usi
moltissimi, che ha genere e numero, vero? È al plurale. Tu stai parlando della quantità di film, non uno, ma molti. Invece, quando dici moltissimo, senza genere e numero, tu stai parlando della quantità di quanto ti piace. Entonces, mi piacciono moltissimo i film seriali. Perfetto. Anche comici. Ah, anche i film comici. Super. Hai qualcuno preferito tra le commedie? In español si chiama Perché lo digo io. In spagnolo si chiama Perché lo dico io? Perché lo dico io. Film. E in italiano dice Perché te lo dice mamma. Perché te lo dice mamma. Si chiama così. In italiano. È molto divertente. Vedi anche qua, non è se tu stai parlando di quanto è divertente, cioè è molto, molto divertente. Molto divertente. Ecco. Molti, molte. Quello è quando parli di la quantità di una cosa. Uh-huh. Bene, super. Bene, seconda cosa che possiamo vedere in TV è Italo. Cosa dice qua? Le notizie. No, sì, quelle che dico, che dice il libro. Sport. Cioè, ah. Puoi ripetere la domanda? Ah, qual è l'altra cosa che possiamo vedere in TV? Ma secondo il libro, sempre secondo il libro. Sport. Sport. Qual è l'articolo di sport? Lo sport. Lo sport. E al plurale? Gli sport. Gli sport, benissimo. Sempre sono parole che vengono dall'inglese, allora mantengono il sostantivo, il nome, dal singolare al plurale, cambia solo l'articolo. Bene. E quali sport abbiamo? Quale sport ti piace di più, Italo? Primo il calcio. Il calcio, benissimo. E quali altri sport abbiamo? Il tennis. Il tennis, con doppia N, allora diciamo tennis. Bene. Il tennis. Il box. Il box, bene. Potete rispondere tutti, altri sport. Il pallavolo. Bene, il pallavolo. Allora, occhio, gli italiani sono sempre stati molto italiani per le loro cose, no? Per pensare, per le parole, però adesso, con la modernità, stanno diventando molto più molto più aperti a parlare, a dire le cose in inglese. Allora, in effetti, adesso sì che dicono il volleyball. Però il nome in italiano dello sport è pallavolo. E sapete come si chiama il basketball? In italiano? Del canasto, come palla vasca,
Pallacanestro. Pallacanestro. Praticamente significa esattamente lo stesso, no? Basket, ball, solo che all'inverso. Palla, canestro. Canestro è canasto. Il golf. Il golf, esatto. Quali altri sono i tipici che possiamo vedere in TV? Ma quelli. La equitazione. L'equitazione. Sì. Bene, super. Allora, qual è il verbo che io uso per parlare degli sport? Nel senso, quando io pratico uno sport, qual è il verbo che uso? Uso il verbo giocare. Fare. Ma occhio, sempre abbinato alla preposizione a. E poi diciamo il nome dello sport senza articolo. Per esempio, giocare a calcio, giocare a tennis. Box è un po' diverso, è fare il box, direi. Ah, però giocare a pallavolo, giocare a pallacanestro, giocare a golf. Equitazione anche usa il verbo fare. Fare equitazione. Yoga, fare la yoga. Fare lo yoga. Lo yoga. Allora io dico, guarda, domani gioco a calcio con i miei amici. Per esempio, io gioco a calcio. Bene. Rita, che cos'è la terza cosa che possiamo vedere in TV secondo il libro? L'opera. Esatto, le soap opera. La soap opera, le soap opera. Sempre, se non è una parola in italiano, rimane uguale. Sì, in effetti gli italiani usano la forma in inglese. Adesso ho visto molto... E con quelle che hanno il formato più come quello che noi conosciamo come teleserie, di tutti i giorni, un'ora, in Italia le stanno cominciando a chiamare le telenovelas, così, proprio in spagnolo, le telenovelas. È un nuovo termine che sta cominciando a usarsi, l'ho visto in alcuni giornali di telenovelas, ma anche adesso non ci sono solo le soap opera, ma c'è anche il concetto serie, che in italiano è lo stesso. Tu puoi dire la serie o plurale le serie, e moltissima gente le usa con un cognome, la serie TV o le serie TV. Allora, adesso la domanda. Noi, a parte adesso, no, nella modernità, nei giorni attuali, possiamo vedere una serie TV non solo in TV, ma anche dove possiamo vedere una serie TV? Su Netflix. O su Amazon, su Disney. Sempre... queste che sono piattaforme
piattaforme che sono in internet, noi usiamo la preposizione su. E praticamente con quasi tutto quello che è su internet. Allora noi dobbiamo pensare come se internet fosse una specie di pavimento, no? Che sulle nostre teste, nel cielo per esempio, e le cose sono sopra, per quello usano sempre la preposizione su. Allora tu puoi dire: ho cercato su Google. Ho scritto su WhatsApp. Ho visto su Netflix. Allora, tutte queste che sono piattaforme usiamo la preposizione su, come se fossero sopra qualcosa. Bene. Cecilia, qual è la quarta cosa che possiamo vedere? Il quiz, esatto. Sì. Questi programmi di giochi, come il classico, questo chi vuole essere milionario. E finalmente i talk show, questi programmi dove si parla, si chiacchiera, il verbo chiacchierare, sarebbe avere una conversazione. Allora, in questi programmi si chiacchiera. Super. E prima Italo ha detto una cosa che anche quella si può vedere in TV. Italo ha detto le notizie. Ok, dove vediamo le notizie? In quale programma vediamo le notizie? In un programma che si chiama il telegiornale. Allora, nel telegiornale noi durante un'ora e mezza vediamo tutte le notizie del giorno. Per il programma si chiama il telegiornale. Che gli italiani lo dicono in una forma più corta, più colloquiale, il TG. Infatti in TV, se voi vedete per esempio la RAI, si parla del TG1, TG2, TG3, si chiamano così proprio. TG significa sempre telegiornale. Super, allora abbiamo imparato un bel po' di vocabolario. Avete molto vocabolario per parlare con i vostri amici sulle serie, sui programmi in TV, sugli sport. Bene. Allora, per oggi finiamo qua.